Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti i nostri radioascoltatori di Parole d'Impresa. Bene, oggi prima di andare a mangiare la nostra meritata pasta asciutta o quello che volete, parleremo di costi variabili e ne parliamo con Umberto Alunni. Ciao Umberto, aspetta qua che ti inoltro. Vai! Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno ai radioascoltatori, buon aperitivo, insomma, ci può stare anche di meglio, però mettiamo tutti, dai. Allora, oggi parliamo di costi variabili, perché prima abbiamo parlato di costi fissi, poi di costi in generale, adesso parliamo di costi variabili. Allora, vediamo un po'. Costi e costi. Mi pare questo un argomento importantissimo, ci dovrebbe essere molto da dire, no? Beh, direi proprio di sì, perché insomma abbiamo chiacchierato, diciamo, prima di costi, diciamo, in generale, e poi praticamente, diciamo, di costi fissi, e poi ovviamente questo è gioco forza. Parliamo di costi variabili, sono l'ultima si fa per dire, l'ultima componente nella struttura dei costi presenti, volendo o nolendo, come si dice, all'interno, no, della struttura, di una struttura aziendale. Certo. Quindi abbiamo fatto ovviamente una chiacchierata sulla parte dei costi fissi, i costi variabili per loro natura, dalla, insomma, esegesi anche terminologica, no, rispondono a una logica un po' diametralmente opposta a quella dei fissi, sono variabili, quindi attenti però, perché la parola qualche volta può anche, come si dice, può anche mettere, no, su false piste, insomma, perché poi variabili, vabbè, basta, chiuso lì. Ma variabili ci sarà rispetto a qualcosa, no? A cosa è variabile? Sì, è proprio questo il punto, cioè sono variabili rispetto a cosa? Sono variabili rispetto, diciamo, all'entità, diciamo, dei ricavi. C'è ovviamente una correlazione più puntuale alla dinamica dei ricavi. Mentre, come così, facendo un breve così ricordo per i nostri amici radioascoltatori, quando parliamo di costi fissi, cioè, i costi fissi sono fissi, se produci teoricamente 10 è lo stesso, se produci 20 è lo stesso, se produci 30 è lo stesso. Quando invece si parla di costi fissi, ovviamente di variabili il discorso è diverso. I costi fissi, per esempio, è il commercialista, per dire, no, che se produci 10, 20, 30, comunque la contabilità in qualche modo va tenuta, quindi in qualche modo è fisso. Ma se però produci 10, 20, 30 e stiamo parlando di pasta, quello che sia, ovviamente dovrai acquistare 10, 20, 30 in proporzione di semola o farina o quello che sia, quello che adoperi per fare la pasta. Certo. In questo caso ovviamente il costo è assolutamente variabile, no? Quindi questi sono due aspetti completamente diversi. Certo. Diciamo, a questo punto bisogna governare sia il costo fisso che il costo variabile. E tutto ciò come avviene? Qual è, diciamo, il procedimento, il processo? Sì, questo è veramente la parte, se vogliamo, un pochino più complicata, perché tra la struttura del costo fisso e quella del costo variabile d'emblè c'è una interpolazione, che praticamente parliamo di costi fissi, semifissi, variabili, semivariabili, insomma per una serie di motivazioni. Per ogni costo teoricamente c'è un grado di variabilità e un grado di fisso. È chiaro che comunque questo discorso va assolutamente governato, no? Diciamo che la preferenza in qualsiasi azienda è di essere un po' leggera, no? nel campo dei costi, quindi più si propende verso l'entità del costo variabile e più hai
una buona, una migliore correlazione con l'andamento dei ricavi. Perché qual è il problema? Il problema, Paolo, è che noi non abbiamo la contezza puntuale, immediata, precisa e specifica, no? Di quelli che potranno essere i nostri ricavi. Ma siccome per produrre ricavi dobbiamo produrre merci o servizi, e per produrre merci o servizi bisogna anticipare costi, bisogna essere abbastanza bravi e puntuali da poter individuare quale potrà essere il livello dei nostri ricavi, dei nostri servizi, della produzione dei nostri servizi, per poter ovviamente diciamo, mettere mano ai costi. Quindi non è una cosa semplice. E la chiave di lettura è che se si propende verso la gestione del costo variabile, fai sempre in tempo a poterli governare. Un Certo. conto diciamo, che tu imbarchi in una struttura di costi fissi, che chiaramente fissi rimangono, è un conto che tu ti imbarchi in un costo variabile e magari con possibilità diciamo, di poterli comprare alla spina, nel senso a mano che queste cose servono. È un gioco delle tre carte, come si dice, è un gioco di tacco e punta, perché poi intervengono i costi, intervengono le forniture, interviene il timing, diciamo, no, dell'erogazione, cioè tutta una serie di altri fattori che attivano una serie di altre considerazioni, che non si discostano assolutamente dall'economico, non ultimo il fatto di fare degli acquisti importanti e massivi. Per ottenere un determinato sconto. Quindi tu, Certo, ecco, giusto, cioè non è una cosa semplicissima, che è insomma. poi un po' quello che anche fanno i centri commerciali, no? Perché il prezzo è più basso, perché fanno degli acquisti massivi, no? Per poi abbassare il costo, il prezzo. Sì, direi proprio di sì. Poi però a questo ci si può arrivare anche con altre, diciamo, metodologie. È molto più facile in una struttura commerciale, quando magari si può ricorrere a logiche di centri di acquisto che possono essere meccanismi simili, diciamo, no, a quello che è la forza negoziale di un centro commerciale. Quindi tanti operatori si mettono insieme per poter impostare una struttura adeguata il cui peso ha ovviamente forza per poter ottenere degli sconti. Questo però ce l'hai in un'ottica consorziale, in un'ottica dal punto di vista diciamo, di attività commerciale. Quando però parliamo del target di nostro riferimento, quindi l'artigiano, la situazione particolare, la produzione particolare, la manifattura, le cose cambiano un po'. Cambiano un po' perché la possibilità diciamo, di ricorrere a centri d'acquisto è complessa. Quindi bisogna ricorrere ad altri meccanismi, diciamo, che in qualche modo possono fare una massa critica, che possono essere logiche associative, possono essere, diciamo, logiche di ATI, cioè associazioni temporanee di impresa, tanti altri aspetti che comunque ti mettono nella condizione di cubare qualcosa di in più rispetto a te stesso. Certo. Abbiamo detto quindi costi fissi, costi variabili, quindi quali sono le problematiche. Quindi la via giusta è un po' complicata, cioè cercarla, credo. È da calare su ogni realtà, no? Tailor-made, come dicono gli inglesi, cioè deve essere fatta diciamo, su misura, deve essere fatta su misura tenendo conto di regole principali, insomma, che è facile enunciare, come del resto abbiamo fatto noi in questi 4 minuti di trasmissione, però bisogna avere anche la modestia diciamo, di poter conoscere le regole generali e la grande abilità di poterle calare e declinare nella realtà operativa. E questo ci vuole, diciamo, il gestore, diciamo, no, dei costi variabili, cioè ci vuole un abile gestore che abbia questa capacità. Quindi chi è il gestore? Chi ha il timone sulle mani di questa situazione? Ancora una volta parliamo dell'imprenditore, insomma, l'imprenditore ci si rivolterà contro, io mi auguro proprio di no. Però questa, diciamo, è la chiave di lettura. Il gestore, diciamo, dei costi variabili è l'imprenditore per il tramite, ovviamente, diciamo, no, del centro acquisti e della struttura acquisti. L'entità del costo variabile dipende fortemente dai processi interni che si vengono a definire, no, dai piani di impresa, dal piano previsionale e da quello che è la sensazione, diciamo, no, o perlomeno basata su studi, analisi, su storia e su proiezioni, che
dell'imprenditore stesso che in qualche modo deve dare le linee guida al centro acquisti. Bene, allora io non so se tu lo senti, però c'è l'acqua che bolle, ho sentito un fischio della pentola che ha detto ora è ora di andare a mangiare. È un gorgoglio. È un gorgoglio, forse quello è il mio stomaco. Allora, bene, mandiamo i nostri imprenditori a pranzo, gli auguriamo un buonissimo inizio di settimana e una buonissima gestione di costi fissi e variabili, no? Benissimo, insomma, prima di tutto buon pranzo, poi Buon il pranzo, resto poi il resto viene dopo, però a pancia piena si ragiona meglio. benissimo, Grazie a benissimo, buon tutti, prossimo. buona giornata. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.